Gli hacker sono i virtuosi della programmazione informatica, sono esperti di reti, sistemi elettronici ed altro. Una cosa che fanno è quella di scrivere codice, di migliorare il codice software che istruisce le macchine informatiche. Fanno anche qualcosa di più, conducono dei test di penetrazione nei sistemi informatici per capire quali sono le vulnerabilità presenti all'interno del sistema. Esiste una terminologia che ha a che fare con le scienze criminologiche che distingue gli hacker in hacker bianchi, hacker grigi e hacker neri. È una distinzione che agli hacker in genere non piace. Tuttavia, per capirci, gli hacker bianchi sono gli hacker etici o cavalieri bianchi, sono quelli che individuano le falle di funzionamento dei sistemi informatici, le comunicano e le riparano. Gli hacker neri, i black hat hacker, sono quelli che invece si introducono senza permesso all'interno di sistemi protetti, spesso danneggiandoli o rubandone i dati. Gli hacker grigi sono quegli hacker che possono assumere diverse colorazioni a seconda della situazione, possono diventare hacker bianchi o hacker neri a seconda delle esigenze. Questa differenziazione criminologica della figura dell'hacker non mette tutti d'accordo, anche perché esistono molte tipologie di hacker. Ad esempio esistono i blue hat hacker, gli hacker con il cappellino blu, detti anche sneaker hacker, che sono gli hacker con le scarpe da ginnastica, che sono tipicamente gli hacker impiegati dalle aziende per testare la robustezza dei propri sistemi informatici. Esistono poi i ninja hacker, che sono degli hacker assassini, degli hacker che lavorano al soldo di gruppi criminali e di potenze e di stati canaglia. Esistono anche i biohacker però, cioè degli hacker che lavorano su molecole chimiche, farmacologiche, hacker che lavorano sui farmaci per migliorarne l'effetto, ad esempio per individuare dei farmaci generici da offrire alle popolazioni che non possono permettersi di acquistare questi farmaci. Esistono anche altri tipi di hacker che sono i growth hacker, cioè gli hacker della crescita, che sono persone che sanno lavorare sul marketing e quindi migliorare il ritorno degli investimenti che viene fatto dalle aziende che lavorano in qualche modo nel campo del digitale, dell'innovazione tecnologica e soprattutto utilizzano la vetrina del web per promuovere i propri prodotti commerciali. Ci sono insomma molte figure di hacker. Se proprio vogliamo fare una distinzione, possiamo dividere questa galassia di virtuosi del computer e delle reti informatiche in hacker e cracker. Gli hacker sono quelli che rispettano l'etica hacker e che lavorano con la finalità di condividere quello che imparano e di collaborare con gli altri per realizzare sistemi sempre più performanti. I cracker sono quelli che rompono i sistemi e spesso lo fanno a proprio vantaggio personale. È evidente che tra hacker e cracker non corre buon sangue. Hacker erano ad esempio Steve Jobs, Richard Stallman, Bruce Perens, Bill Gates, tra i fondatori dell'odierna industria informatica e della comunicazione digitale. Insomma, molti grandi imprenditori sono stati hacker nella loro vita passata.